ci ha lasciato con la discrezione che l'ha sempre contraddistinta. Stiamo parlando della nota attrice italiana Virna Lisi, che si è spenta nella sua casa a Roma all'età di 78 anni. Aveva scoperto solo un mese fa di avere un male incurabile. Virna Lisi aveva iniziato la sua carriera cinematografica giovanissima, all'età di soli 14 anni, anche se i primi ruoli di un certo rilievo arrivano solo a metà degli anni 50. Ricordiamo a tale proposito lo Scapolo con Alberto Sordi e lo storico sceneggiato televisivo 800 con il quale raggiunge la popolarità tanto desiderata. Nel 1960 sposa l'allora presidente della Roma, Franco Pesci, che sarà l'unico grande amore della sua vita, scomparso poco tempo fa. Un amore grande quello tra i due, destinato a durare ben 53 anni, senza mai nessuna indiscrezione o senza mai finire sulle riviste di gossip. La carriera di Virna Lisi è estremamente eclettica, tanto da spaziare dal cinema alla TV e infine al teatro, con grande disinvoltura. La sua pellicola migliore resta senza dubbio Signore e Signori, del 1966, con cui vinse la Palma d'Oro a Cannes. A partire dalla metà degli anni 80, Virna Lisi si propone alcune significative prove sceneggiati televisivi. Ha continuato a lavorare praticamente fino all'ultimo, se si considera che la sua ultima fiction, Madre Aiutami, è del 2014. Solo qualche mese fa, in un'intervista all'Arena condotta da Massimo Giletti, Virna Lisi era scoppiata in lacrime. In quell'occasione ricordò a tutti il necrologio con cui aveva salutato il marito. Quanto bene ti ho voluto, mi manchi già tanto, per sempre Virna. E noi, proprio con queste parole, vogliamo dare l'ultimo saluto ad una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano.